Oggi qui a Tokyo vado a mangiare per voi del sushi di alto livello. Il pranzo in questo ristorante che si chiama Kyubei costa tra i 65 e gli 80 euro e la cena molto di più. Farò una grande mangiata epica, vi illustrerò tutti i pezzi con una voce in sottofondo in cui commenterò tutto quanto, perché all'interno ovviamente non parlerò perché è un ristorante molto elegante, e poi ci rivediamo fuori alla fine per una mini recensione conclusiva. Guardate tutto perché è fantastico! All'esterno del ristorante c'è questo menu in giapponese che un po' spaventa, ma non preoccupatevi ed entrate perché hanno anche il menu in inglese. Io vi consiglio l'omakase con i sushi migliori del giorno. L'ingresso è molto elegante e appena entrate vedete subito gli chef all'opera. Il ristorante è su più piani, ho preso l'ascensore e sono salito. Ci sono delle splendide decorazioni giapponesi e tutto è molto zen e ricercato. Il primo piatto che mi hanno portato è il chawanmushi, un budino di uovo, insieme ad un'insalata di alghe wakame e daikon. Io ero incantato a vedere i movimenti armoniosi degli chef che stavano preparando il sushi per altre persone che erano già lì e non vedevo l'ora di iniziare a mangiare. Il primo pezzo che lo chef mi ha dato è il ciutolo, una parte mediamente grassa del tonno. Guardate il colore. Credo sia il miglior ciutolo che abbia mai mangiato in vita mia, a dir poco strepitoso, e soprattutto mi ha colpito il riso che era ad una temperatura perfetta. Il nigiri successivo è l'orata. Vedete, lo chef mette sopra la salsa di soia e poi una piccola spruzzata di lime. Sono rimasto stupito del sapore perché il lime dava un tocco di acidità all'orata, facendone esaltare il delicato sapore. Anche nel pezzo successivo, la seppia, è stato messo il lime. Vedete, lo chef fa il nigiri e poi mette un po' di lime sopra. Se notate bene, c'è anche del sale. La seppia ha una consistenza gommosa e dura, vedete, richiede di essere masticata a lungo. Non ha un sapore forte, ma il sale insieme al lime hanno creato un nigiri davvero indimenticabile. Guardate il mio sorriso, il sapore esce tutto sul finale. La prossima scena è un po' raccapricciante, quindi vi consiglio di chiudere un attimo gli occhi. Lo chef mi ha infatti messo un gambero vivo davanti per mostrarmi ciò che avrei mangiato poco dopo. Nel frattempo stava preparando un sushi con il riccio di mare. Il riccio che usano qua è di altissimo livello. Guardate il colore e la lucentezza. La prima cosa che ho notato è la fragranza ed il sapore dell'alga nori, e poi subito dopo è esploso in bocca il sapore del riccio. Sembrava di essere scesi a mangiare le profondità dell'oceano. Incredibile. Il gambero che era stato tagliato si stava ancora dimenando. Molti diranno che è un semplice riflesso nervoso, ma la cosa più particolare deve ancora arrivare. Quando infatti lo chef mi ha dato il nigiri col gambero, si muoveva ancora, guardate. Io ovviamente mangio tutto e non mi sono fatto problemi, però sentire in bocca il cibo che si muove sicuramente è un'esperienza che cambia la vita. Il sapore era incredibile e sulla freschezza, beh, avete capito. Pazzesco.
Il prossimo pezzo è la ricciola, un pesce che mi piace soprattutto per la sua consistenza decisa. In giapponese si chiama kanpachi e quando venite in Giappone ve la consiglio caldamente. In questo ristorante, come vedete dalla mia faccia, era strepitosa. Mi hanno poi portato una zuppa di miso molto saporita. Lo chef ha quindi preparato l'otoro, la parte più grassa del tonno di cui vado veramente pazzo. Guardate il colore e le striature di grasso, sono magnifiche. Quella che state vedendo è la faccia del ragazzo più felice del mondo e solo a ripensare alle sensazioni provate nel mangiare questa parte nobile del tonno mi viene l'acquolina in bocca. Non potete capire. Queste sono la coda e la testa del gambero fatte alla griglia. Questo invece è la hamaguri, un tipo di vongola. Se non siete degli intenditori di sushi, probabilmente fate fatica a comprendere i vari molluschi, ma col tempo vi abituerete. Quello che si apprezza dei molluschi è soprattutto la consistenza. Il sapore non è deciso e la salsa che era sopra è leggermente dolce. Lo chef sta preparando il katsuo, che in Italia si chiama tonnetto. Vedete, mette sopra la salsa di soia e poi mi ha chiesto se volevo anche questa salsa all'aglio. Guardate che bello! Appena si mette in bocca arriva subito il sapore dell'aglio, che si combina perfettamente con l'odore e il sapore forte del katsuo. Lo chef ha quindi preparato l'anago, che è un tipo di anguilla. Come vedete, ne sta preparando due versioni. Quella a sinistra è con una salsa di soia e zucchero e l'altra con solo sale. Spesso in Giappone la salsa che viene messa con l'anago copre troppo il sapore, mentre qua era perfetta. Tra le due ho comunque preferito quella col sale perché l'ho trovata molto delicata. Per staccare un po', mi hanno dato questo sandwich fatto con daikon, foglie di shiso e semi di sesamo. L'ho apprezzato tanto sia per la croccantezza sia perché fa voglia di continuare a mangiare. Lo chef ha quindi preparato un maki, metà con cetriolo e metà con neghitoro. Guardate la precisione nell'arrotolare. Entrambi erano ovviamente buonissimi, il neghitoro ha tantissimo umami e mi piace tantissimo. Ho mangiato anche uno tsukemono di daikon che di solito non mi piace molto, ma qua era fatto veramente bene. Thank you.
arrivato quindi il momento del tamago, la frittata d'uovo. Lo chef mi ha chiesto se lo volevo con o senza riso ed io ovviamente ho scelto con il riso. Guardate che belli i tre pezzi che prepara. Il piatto così, secondo me, è tanto carino. Il tamago qua non ha un retrogusto salato, è proprio dolce, quasi come una torta e mi è piaciuto proprio tanto. Per concludere mi hanno portato delle fragole, bellissime ed eccellenti, quasi buone come le fragole dei fratelli De Carli di Verona. Ora tornerò a Ginza per farvi la recensione conclusiva di questa mangiata. Ma avete visto che spettacolo, veramente veramente strabuono. Ovviamente si posiziona sopra Zammai. Riguardo ai ristoranti del mercato del pesce è un po' diverso il sushi qua. Quindi non dico che sia meglio o sia peggio, diciamo è diverso sia l'ambiente ovviamente che proprio il sushi in sé. Non è che io vi consiglio al 100% di venire da Kyubei quando venite a Tokyo, perché lo consiglio solamente a chi già un po' sa di sushi, chi già conosce il sushi. Cioè se venite a Tokyo e non sapete niente di sushi, iniziate magari da un Genki Sushi che costa poco, Zammai, uno del mercato del pesce, e poi andate da Kyubei. Non andate subito da Kyubei perché vi rovinate, diciamo, perché poi non riuscite più a capire se quanto è buono, perché è veramente buonissimo, tutti i pezzi strabuoni, e quindi mi raccomando, andateci se già conoscete com'è il sushi, ok? Veramente però lo straconsiglio, se un po' siete degli mini intenditori, diciamo, Kyubei è veramente il top. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su per vedere altre mangiate, andrò a mangiare per voi tutto quello che desiderate, anche cose molto costose, quindi pollice in su, iscrivetevi al mio canale e venite a visitare il mio sito www.marcotoni.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!